Oggi siamo al centro dell'estate, un'emergenza, quello della siccità, della gestione. Sì, cioè il problema siccità che sta riguardando un po' tutti i territori, tutta la Sardegna. Poi c'è l'altro tema della gestione della risorsa idrica ai fini irrigui, quindi attraverso l'attività del consorzio di bonifica che ci mette in forte difficoltà. Noi in questa primavera abbiamo fatto una restrizione del 30%, quindi garantendo solo il 70% dell'acqua nel Campidano, mentre nella zona del Cigerri addirittura solo del 50% la garanzia della risorsa idrica. Chiaro che i consumi sono comunque elevati perché il clima, comunque il caldo sta facendo da padrona, non sono arrivate neanche qualche piccola pioggia né primaverile né tarda estiva, per cui siamo in forte difficoltà. L'appello è agli agricoltori a un utilizzo razionale e parsimonioso della risorsa idrica, dall'altro dobbiamo cercare di sforzarci di ridurre gli sprechi e quindi anche fare le riparazioni delle condotte, quello che stiamo cercando anche di fare con le risorse dei consorzi, ma chiediamo alle istituzioni di esserci a fianco in questa attività, finanziando appunto il piano di bonifica e miglioramento fondiario che possa consentire appunto la manutenzione straordinaria delle reti, perché l'acqua risparmiata poi è acqua guadagnata, garantendo la risorsa anche in caso come emergenza. E poi credo che la grande sfida che secondo me si può percorrere dall'immediato è quello delle manutenzioni straordinarie delle reti idriche, ecco, quindi favorire okay, le interconnessioni, ma e poi individuare anche altre fonti alternative di approvvigionamento di risorsa. Ci sono dei pozzi che possono valorizzare la risorsa, metterla a disposizione nell'immediato all'agricoltura, pensiamo ai pozzi Igea nella zona appunto dell'Iglesiente, ma pensiamo anche a altri pozzi oggi non utilizzati dagli altri soggetti istituzionali.